Allora ragazzi, eccoci sintonizzati, sono Matteo Fire, oggi siamo in questo nuovo video. Oggi dobbiamo fare un bel po' di cose. Innanzitutto, è sempre uguale, cioè cresce tipo 1 mm al giorno questo coso, 1 mm al giorno. Oggi è il giorno in cui dovrei raccontarvi la storia del mio sopracciglio. E infatti sarà così, però siccome sono stronzo, veramente stronzo, ve lo racconto a fine video. Eh sì, perché prima dobbiamo fare due cose. Prima cosa, abbiamo un po' di scatole arretrate. Ok, forse un po' troppe arretrate. Vi prometto che questo unboxing non durerà più di un minuto. Ah, comunque, se volete acquistare la Warner Box, il link è sempre in descrizione. Allora, considerando che queste scatole mi sono anche arrivate in ritardo, abbiamo uno scaldabevande della Starbucks, che non è Starbucks, un Dorbs, un vasetto di Deadpool, le figurine di Super Mario e una collana con Donkey Kong. La toppa che usa mia nonna per cucire i vestiti, ma non penso che la usi di Zelda. E poi abbiamo una spilla bellissima con Mew dentro la Pokéball. E infine la maglietta con scritto tipo Pugs of Legend. Poi la scatola di questo mese abbiamo la maglia di Mega Man, perché penso sia Mega Man. I tatuaggi di Iron Man e di Hulk grossi quanto a 8 testicoli. No, raga, questi veramente. Adesso vado in giro con il tatuaggio qua, con Hulk. Grosso tutto l'avambraccio, tutto, mamma mia. Gli adesivi di Super Mario, molto bellini. La collana di Spider-Man a forma di ragnatela. E Hulk Breaking Ball style. Cioè Hulk che fa Breaking Ball, è terribile. E poi c'è il peluche che già ho messo in mezzo ai peluche di Kirby, che è tipo di quelli, oh. E poi c'era un polsino di Adventure Time che non è pervenuto. Cioè ce l'ho ma sta al bagno. Non chiedetemi perché sta al bagno. È un'altra storia lunghissima. Perché sto così zoomato, oh, ciao. Lo so che volete sapere la storia, ma c'è un'ultima cosa, un'ultimissima cosa, e questa è veramente figa, potrebbe servire anche a voi. Questo, avete visto tutta la pubblicità che fanno vedere quelli che si infilano sti cosi agli occhi, dico, oh mio Dio, vedo le cose in 3D, che bello. Esatto, questo coso qua, la scatola ovviamente non serve a niente, serve a vedere i giochi in 3D col telefono, fate le applicazioni in 3D ed è tipo troppo bello. Cioè tipo voi siete dentro al gioco e fate, oh mio Dio, dov'è? La cosa bella è che se lo comprate dal link qui sotto in descrizione, io non ci guadagno un cazzo, ho detto cazzo, ma voi lo pagate 20 euro, 23 euro mi sembra costa questo, e giocate in 3D. Cioè raga, un po' volevo dire. Eccoci finalmente alla tanto attesa storia del sopracciglio. Allora, innanzitutto pollice in su, perché veramente, cioè se non mettiamo il pollice in su mi sto mettendo in imbarazzo davanti a 85.000 persone. Quindi, allora, stop, 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 stop. Ragazzi, ma che è sta roba? Una musica un po' più epica. Stop, stop. Ancora più epica. No, 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 non ci siamo. Un po' più paurosa. Perfetto. Due domeniche fa mi stavo tagliando con il bellissimo rasoio elettrico la mia barba folta. E mi è venuta la brillantissima idea di eliminare i pelucchi tra un sopracciglio e l'altro per evitare la formazione del monociglio oculare. L'idea era stata pressoché brillante, perché infatti aveva funzionato. Ma in seguito ad un grandissimo e fortissimo rumore al di fuori della finestra, la mia attenzione si spostò fuori dalla finestra, ma l'attenzione del mio braccio era ancora rivolta a questa parte qua. E quindi la scena è tipo questa. Botto. Ma che succede? Ma che succede? Ma che succede? E mi è partito un pezzo di sopracciglio. E quindi era questa la storia imbarazzante. E andare in giro così non è bello. Non è bello. Perché ti guardano ogni volta che parlo con un professore, faccio così. E faccio, fa che non vede il sopracciglio, fa che non vede il sopracciglio, fa che non vede il sopracciglio. Perché se no, raga, cioè, mi metti quattro a prescindere. Cioè, uno che va in giro con il sopracciglio così, quanto deve prendere a scuola? Cioè. Quindi, detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi è il salalagna.
Spero che vi abbia fatto almeno venire un sorrisino così. E se così è stato, lasciate un bel mi piace, un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate della storia del sopracciglio veramente imbarazzante, e un commento, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Tanto per tutto, vi saluto, linea allo studio. E sto lontano, come faccio a stoppare? Come faccio? Ah, ecco, ecco, ecco. La scatola dell'occhiale, del VR coso, del VR glass. Ho lisciato pure questo, bella, ciao.